Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio decorare questa scatola libro. E l'idea è quella proprio di farla poi diventare simile ad un libro. Vedremo poi dopo come. Allora, per realizzare questa scatola ho deciso di utilizzare dei pezzi di avanzo di una carta di riso stamperia. Con soggetto Parigi, vedete la Tour Eiffel con dei fiori. Ho ritagliato anche la scritta Voyage en France perché voglio inserirla in un punto qui e quindi non ci stava dentro il pezzo di carta e l'ho ritagliata in modo da vedere poi come incollarla. Perché praticamente, a parte questa carta di riso di stamperia, per la copertina voglio utilizzare allora questo timbro con il quale ho già ritagliato la mia figura, che è questa, vedete, che ho anche colorato nel viso e sulle gambe con dei distress marker. E poi cosa ho fatto? Ho timbrato. E sempre con lo stesso timbro su della carta scrap stamperia, esattamente questa carta così un po' diciamo un po' natalizia, una un foglio e due, ho ritagliato la gonna, la maglia della mia dama e poi ancora ho ritagliato su quest'altra carta a pallini il particolare che incollerò qui sulla gonna, il particolare della balza in modo da dare un po' di movimento con le due carte diverse, ma questo poi lo farò man mano che realizzo la scatola. Per il resto praticamente utilizzerò i soliti colori stamperia, gli Allegro, che ho preso nelle tonalità torroncino, bruno, verde prato e bordeaux, che sono colori che vedete vanno a richiamare perfettamente i colori della carta di riso. Utilizzerò l'acqua color cuoio che mi servirà per creare l'effetto libro qui, in questo punto, dove praticamente utilizzando la modeling paste bianca creerò dei rilievi striati che mi daranno proprio l'effetto delle pagine, poi vedremo come. Detto questo, visti i materiali principali che utilizzerò per fare la scatola, non ci resta che procedere con la realizzazione.
anche il lavoro di oggi è terminato, questo è il risultato finale. La nostra scatola libro, questo è il laterale e questa è la parte interna che rappresenta le mie pagine. All'interno della scatola, così, ho ancora creato questo decoro dorato per abbellirla un po'. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondere più in fretta possibile, o se vi fa piacere lasciate semplicemente un commento. Come dico sempre, se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta che, come al solito, augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!